Ciao amici, ciao amiche, questo è un book haul. Solo recuperando i vari libri che ho sparsi per casa e che ancora devo leggere, alcuni altri già li ho letti in verità, ma che comunque sono nuovi acquisti, mi sono resa conto che non faccio un book haul da tanto tempo, anche se poi effettivamente la pila così lunga è dovuta al fatto che li ho ricevuti sia per Natale sia per la Befana, ma soprattutto per il mio compleanno. Qui ci sono tutti i libri che ancora non vi ho fatto vedere e che ho acquistato, ho ricevuto tra novembre e dicembre. E qui sotto invece voi non li vedete, forse li vedete poco poco, ci sono i libri che ho ricevuto a gennaio per il mio compleanno. Questo è il primo libro che voglio farvi vedere, Teddy. In realtà vi ho fatto anche il wrap up su di lui perché l'ho letto a dicembre e l'ho divorato letteralmente in 2 giorni, l'ho finito perché è super coinvolgente e me l'avete consigliato voi, quindi vi ringrazio di cuore. È un libro edito Giunti che ha spopolato su TikTok, a giusta ragione. È un thriller, anche un po' horror. La storia è quella di Teddy, un bambino di 5 anni che vive con i propri genitori, e poi c'è Mallory che è la sua babysitter, che ha un passato alle spalle particolare, arriva in questa casa e iniziano a succedere delle cose strane, perché a Teddy piace molto disegnare, ma i suoi disegni diventano particolarmente artistici, per intenderci. Eccoli qui, cioè neanche un adulto farebbe dei disegni così. E secondo Mallory la colpa è tutta di Anya, questa ragazzina qui che in realtà è uno scarabocchio e che nessuno vede tranne Teddy, perché è la sua amichetta immaginaria. Altro libro acquistato questo a novembre è Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, di cui ho già letto Per le porci. Questo mi manca, ma mi intriga tantissimo, non solo perché ho ascoltato, letto e visto numerose recensioni dove se ne parla molto bene, ma anche proprio perché trae ispirazione da una storia vera che è un qualcosa successo proprio allo scrittore, un'esperienza personale. Quando Kurt Vonnegut, fatto prigioniero dai nazisti, ebbe l'avventura di assistere alla distruzione di Dresda, fu testimone di uno dei più terribili bombardamenti della storia, sopravvivendo grazie al suo osservatorio molto particolare, una grotta scavata nella roccia sotto un mattatoio. Questo è un libro inserito già nella mia TBR di gennaio, infatti sarà una delle mie prossime letture, già ho inserito anche il segnalibro. Il libro che volevo veramente da tantissimo tempo, quindi sono super felice di averlo ricevuto in dono a Natale, è Anima di Wadi Muawad. Una donna assassinata in una casa vuota, distesa in una pozza di sangue nel buio del salotto. Unico testimone il gatto. E questa è la scena agghiacciante che si trova davanti una sera tornando da lavoro il nostro protagonista. Quella casa è la sua e la donna è sua moglie. Accecato dal dolore, assetato di vendetta, ma soprattutto in cerca di risposte, l'uomo parte alla caccia del killer, nel disperato tentativo di trovare una spiegazione al male. Sprofonda nelle viscere di un mondo a sé stante che vive appena sotto la pelle del mondo civile, abbandonato a mafie e traffici di ogni sorta. La cosa che mi ha colpito di questo libro è che pare che tutta la vicenda sia anche e soprattutto vista con gli occhi degli animali che sono presenti appunto all'interno della trama. Un altro libro che invece ho inserito nella TBR di gennaio è questo di Paul Auster, Nel paese delle ultime cose, un po' fantascientifico a quanto ho capito, poi ovviamente lo leggerò e vi dirò. Paul Auster ancora non sono riuscita a recuperare nulla, non ho letto nulla, anche se il primissimo libro che ho acquistato di questo scrittore è 4321, che è un mattonazzo enorme, e in quel caso lo leggerò nel corso del 2023, ma vorrei partire proprio da questo. La quarta di copertina parte proprio così: le tappe di un viaggio infernale con i suoi moderni dannati. Quindi mi intriga tantissimo. Nonostante io sia particolarmente indietro con tutte le letture dei manga che sto collezionando e che sto seguendo, mi è arrivato anche il numero 37 di Yona. Io ancora devo leggere il 36, vi ho detto tutto. Devo un po' recuperare sotto questo punto di vista, tra i buoni propositi letterari di questo gennaio, anche le letture dei manga. E questa è un'edizione speciale
poi l'apro con calma perché è ancora sigillata e ve la faccio vedere perché secondo me questa storia è bellissima e mi sento in colpa, io non avrò ancora letto il 36 perché voglio leggere questo, il 37. Per chi non conosce la trama, per chi non conosce questo manga di Mizuo Kusanagi, la protagonista è appunto Yona, una principessa dai capelli rossi, il cui cugino uccide il re, cioè il papà di Yona, per prenderne il posto, per prendersi il regno. Yona è costretta a fuggire, lo fa con questo strafigo di Hak, che è la sua guardia del corpo, e nel mentre fuggono si scopre che c'è dietro tutta una leggenda, una storia particolare, molto fantasy, dove ci sono quattro draghi che accompagneranno le avventure sia di Hak che di Yona. Non vi dico di più, ma è molto carino, è fatto molto bene, i disegni sono molto belli, anche la trama mi piace un sacco. Probabilmente se avete visto il wrap up, che pubblicherò prima di questo spero, avete già visto il primo volume della serie Lilliput che stiamo collezionando. Sono libri per bambini dai 2-6 anni, il giovedì esce in edicola con la Gazzetta dello Sport. Ora vi faccio vedere anche questo, che è il secondo volume, in questo caso è Pirata Graffio e Capitan Losco di Chiara Carminati con i disegni di Alistar. È tenerissimo, li stiamo ovviamente collezionando in vista dell'arrivo del nostro bambino, ma nel frattempo li legge anche la mamma. C'è poco da dire francamente, ma li trovo tutti carinissimi, quindi ve li consiglio se avete un bambino o se sta per arrivare o se vi piacciono libri del genere. Un altro libro che ha spopolato su TikTok, ma non avevo dubbi sul volerlo leggere e comprare il prima possibile, è Dio di Illusioni di Donna Tartt. In realtà voglio recuperare anche altre cose di questa autrice, ma nel frattempo tra i buoni propositi del 2023 c'è sicuramente leggere questo suo libro. Un piccolo raffinato college del Vermont, 5 ragazzi ricchi e viziati e il loro eccentrico e affascinante professore di greco antico che insegna al di fuori delle regole accademiche imposte dall'università e solamente a una cerchia ristretta di studenti, un'elite di giovani che vivono di eccessi e illusioni, lontani dalla realtà che li circonda, immersi nella celebrazione di un passato mitico e idealizzato tra studi classici e riti dionisiaci, alcol, droghe e sottili giochi erotici. Fino a che una notte maledetta esplode la violenza e il loro mondo inizia a crollare inesorabilmente pezzo dopo pezzo. In realtà, se mi seguite da un po', sapete che ho letto di recente Un ragazzo di Nick Corby ed è questo libro qui, Dio di Illusioni, citato anche in quello di Nick Corby, quindi assolutamente non posso non leggerlo perché per me Nick Corby è quasi religione. Un altro libro che mi è stato regalato per Natale, e questo ancora c'è il bollino ma lo toglierò, ho paura soltanto di rovinare in realtà la copertina, è Il mistero delle Amazzoni di Anna Lin. So che lei è particolarmente famosa anche su TikTok perché ha scritto Il segreto di Medusa, io non l'ho letto, probabilmente lo recupererò, però non so, sono andata molto a sentimento quando ho scelto questo libro che mi è stato regalato, vi ho detto, da mio marito, però l'ho scelto io e l'ho visto lì, costava solo 9,90 euro, ho detto dai prendiamolo, non so proprio di che cosa parla, quindi leggiamo insieme la quarta. L'antica città di Temiscira ha una sovrana leggendaria, Ippolita, regina delle Amazzoni. Il suo è un popolo di guerriere temute in tutta la Grecia per lo straordinario valore in battaglia. Si dice che sottomettano gli uomini e li utilizzino per la procreazione, che si amputino il seno destro per tirare meglio con l'arco e siano formidabili a cavalcare e con le armi. Ma ci sono pericoli che nessun'arma, per quanto letale, può scongiurare. Quando una nave giunge alla costa dove Ippolita domina incontrastata, il destino ha già iniziato a tessere la sua tela. Travolta da un amore inatteso e proibito, tanto impetuoso quanto contrario ai doveri di Amazzone, ancora prima che di sovrana, Ippolita fa una scelta dalle conseguenze
irreversibili. Bene, se siete curiosi di vedere anche gli altri libri, quelli che ho ricevuto a gennaio, vi conviene guardare la seconda parte di questa haul book che arriverà presto. Intanto vi ringrazio se siete arrivati fin qui, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale, perché se condividete con me la stessa passione per la lettura sicuramente questo può essere un posto adatto a voi. Mi raccomando, fatemi sapere quali sono le vostre letture del momento, se come me, nonostante insomma abbiamo tanti libri da leggere in libreria, avete comprato qualche altra cosa, scrivetemelo qui così io prendo spunto e compro anch'io altre cose. E sapete, per me i vostri consigli sono sempre fondamentali e finora si sono sempre rivelati assolutamente giusti, quindi li attendo. Grazie ancora e seguitemi anche se vi va su altre piattaforme, altri social, mi trovate su Instagram e TikTok, cercate Sonia Sodano. Buona lettura, buona scrittura e namaste, ci vediamo al prossimo video, ciao!